Da diverso tempo le famiglie sono in crisi in Italia, non tutte, ma parecchie sono in crisi, visto la perdita del lavoro e dei prezzi che sono aumentati sempre in maniera, cioè le tariffe, i prezzi, è aumentato tutto quanto e il potere d'acquisto è andato sempre più via calando. La gente cerca sempre di più la grande distribuzione dove esiste sempre di meno magari prodotto di marca, no? Ma che abbiano appunto i prezzi più accessibili. Se prima magari compravi diverse cose o più capi di vestiario, adesso ti limiti o rispolveri quelli che c'avevi una volta. Le priorità sono altre, le priorità sono le bollette che arrivano e quelle uno non può non pagarle perché sennò poi. Le pensionate specialmente si ritrovano sempre di più a fare le babysitter, molto più di prima, perché perdendo anche il posto di lavoro, chiaramente non solo gli uomini ma cioè i figli, oppure cioè non riescono più a pagare le rette degli asili magari. E in questo caso le nonne si ritrovano a dover guardare sempre di più i nipoti e le persone anziane. Vedo persone che quando va via al mercato vanno a raccogliere la frutta o gli scarti della verdura. E questa è una cosa, cioè, che io non avevo mai visto, adesso mi capita di vederlo e questo non è un bene. Salve, bentornati. In questa copertina abbiamo voluto raccogliere la testimonianza significativa di una comune cittadina, di una pensionata costretta anche lei, come tanti altri, a fare i conti con gli effetti della crisi economica, effetti che sono da gestire soprattutto nel vivere quotidiano. Di questo ci occuperemo in questa puntata di Lavori in Corso, ma anche di altro, e allora vediamo subito il sommario. La crisi vista e vissuta dall'interno delle famiglie, come stanno reagendo, come cambia la loro quotidianità, quali rischi si corrono per le ristrettezze, Adiconsum consiglia. Un mercato parallelo a quello tradizionale, una risorsa in più per affrontare la crisi, sono i GAS, gruppi di acquisto solidale. E sulle difficoltà economiche che stanno colpendo le Marche, i suoi cittadini e le sue famiglie, l'intervento del vescovo di Ancona e Osimo, Monsignor Edoardo Menichelli. Crisi industriale ad Appignano e Cingoli, due nuovi casi di imprese in difficoltà e di lavori in arretrato di mensilità. Con Lavori in Corso abbiamo spesso dato voce ai lavoratori e ai rappresentanti sindacali per avere più chiaro il quadro economico e sociale delle Marche. Ora aggiungiamo il tassello relativo invece alle famiglie per far capire come davanti a una crisi che non passa cambino le priorità e le abitudini dei nuclei familiari e quali sono le maggiori emergenze che si trovano ad affrontare. 38 milioni di ore di cassa integrazione e 3.000 posti di lavoro persi nel 2012, 90.000 richieste di indennità di disoccupazione o mobilità pervenute, migliaia di lavoratori incapaci di provvedere alle più elementari necessità. E dal mondo del lavoro la crisi trasmigra sottile nella quotidianità delle famiglie, costrette talvolta a guardare in faccia l'ignobe fardo del debito. E proprio il sovraindebitamento è il motivo per cui si affollano le associazioni dei consumatori. Adiconsum ha e che è inaugurato a vuoto questo proprio per proposito queste HELP, famiglie che si lo trovano in sportello in situazioni di soccorso ai nuclei familiari in difficoltà, ma non basta. crisi. Chiaramente il problema è che le persone nel momento in cui si rivolgono a noi hanno già tentato delle strade per risolvere i propri problemi, quindi per tentare per esempio di rinegoziare le rate di un finanziamento, di ridurre le rate di un finanziamento, di sospendere il pagamento, però il sistema finanziario è purtroppo completamente sordo alle richieste del singolo. E come fare per non lasciarsi imbavagliare nel terreno accidentato dei cavilli, delle proposte capestro, dei miraggi fiscali? Adiconsum rispolvera alcune regole sempre verdi, come tenere sotto controllo entrate ed uscite nella visione del bilancio familiare, non sottoscrivere finanziamenti senza poterli coprire, e quindi mette in guardia.
ci sono dei finanziamenti come ad esempio le carte revolving che arrivano ad avere tassi di interesse fino al 25%. Ci sono altri finanziamenti come la cessione del quinto dello stipendio presentati come finanziamenti che vengono erogati molto rapidamente senza garanzie, però si tratta di una delle modalità di finanziamento in assoluto più costose. Strade diverse, alternative al mercato tradizionale, non per ideologia ma per necessità, sono i GAS, gruppi di acquisto solidale che operano con successo anche nelle Marche. Si parte da innanzitutto dal bisogno, quindi si cerca qual è il prodotto che è necessario alla famiglia in quel momento. Dopodiché si comincia con una ricerca, possibilmente territoriale, dei produttori, quindi andiamo a vedere quali sono i produttori del territorio. Dopodiché c'è una selezione dei produttori, quindi andiamo a vedere biologico, non biologico o quantomeno persone che danno un certo affinamento nel modo con cui producono. Dopodiché c'è un incontro con il produttore, si va a conoscerlo personalmente, quindi c'è un rapporto diretto tra noi e il produttore. E dopodiché organizzativamente ci si incontra una volta ogni 3 settimane e si vede cosa fare, cosa produrre, cosa ordinare, cosa serve e cosa non serve. Il tutto avviene anche tramite internet, quindi tramite le email, quindi ognuno di noi è responsabile di un prodotto, quindi fa attiva l'ordine e tutti coloro che sono interessati aderiscono a quest'ordine nelle quantità che decidono. Dopodiché avviene l'ordine vero e proprio, poi c'è la consegna e tutti vanno a ritirare in un determinato punto il prodotto. E chiudiamo questa ampia pagina dedicata al rapporto crisi-famiglia proponendovi un'intervista al vescovo di Ancona Osimo, Monsignor Edoardo Menichelli. A me pare che siamo in un periodo in cui, per esempio, dovremmo recuperare la parola sobrietà. Lo so, carissimi, che questa è una parola che va contro il mercato, lo so, ma siccome non sono un economista, dico che la sobrietà non è un elemento negativo, è uno stile di vita. Oggi per esempio c'è un altro elemento, si confonde molto, si dice è diffusa la povertà, secondo me è sbagliato, la povertà è uno stile di vita, io devo essere povero, ma lo scelgo, e povero non vuol dire non avere niente, vuol dire ciò che è necessario per la vita, purtroppo oggi molte famiglie sono cadute nella miseria, questo è drammatico, no? Allora qui c'è secondo me un altro elemento positivo, ed è il termine solidarietà. Perché questo tempo ci fa verificare una cosa, i grandi squilibri. Oggi ci sono delle ingiustizie legalizzate. Cioè dire, ci lamentiamo che un signore X e Y abbia uno stipendio alto, no? E benissimo, ma poverino mica ruba. Il contratto di lavoro, la società, le leggi ha consentito a quello di prendere quel tipo di cifra. Quella è un'ingiustizia, rispetto a tanti altri che non prendono nulla, quella è un'ingiustizia sociale. Allora, ecco un altro correttivo. Come si corregge? Si corregge con la solidarietà, che o è un fenomeno che parte dal cuore di ognuno e aiuta l'altro, oppure è un fatto anche di competenza politica, intelligenza politica, rilettura politica, di politica economica. Benissimo. Un altro elemento che mi sento di dire è che bisogna rovesciare, e questo però ci vuole tanta pazienza, eccetera, bisogna rovesciare un'economia finanziaria, farà diventare, qualcuno la chiama economia di comunione, a me piacerebbe chiamarla anche, però non sarò capito, economia spirituale, che non è dar da mangiare agli angeli, vuol dire dare un valore oggettivo al denaro, ma non come posso dire, un elemento assolutamente stringente e quasi da capestro. In questa puntata di Lavori in Corso diamo il via a una nuova rubrica, lo spazio Mondo CISL, nella quale vi informeremo su tutto quello che accade sul fronte CISL a livello nazionale ma anche a livello territoriale. Darei quindi subito la parola al collega Andrea Zaccarelli. E con il 2013 apriamo una nuova pagina dedicata al mondo CISL, ovvero quali strumenti, quali attività e quali progetti il sindacato sta mettendo in campo proprio per aiutare i cittadini ad affrontare questa crisi, grave crisi economica che ormai colpisce non solamente l'Italia ma anche le Marche e il mondo da 4-5 anni. Parliamo subito di telecomunicazioni, ricordiamo che le notizie possono essere di carattere regionale ma anche nazionale. Ed infatti dopo un anno di negoziato rende noto la FIS, la CISL, lo scorso 1 febbraio è stato rinnovato
rinnovato il contratto collettivo nazionale del lavoro delle telecomunicazioni per il triennio 2012-2014. L'accordo interessa circa 160.000 lavoratori e lavoratrici e prevede aumenti a regime di 135 euro per il livello medio e il pagamento in aprile di 400 euro una tantum. Non è prevista alcuna vacanza contrattuale, poiché la sua decorrenza triennale avviene da gennaio 2012. L'intesa, ha spiegato la segretaria confederale Anna Maria Furlan, crea le premesse per una maggiore competitività delle imprese, per una più ampia tutela dell'occupazione e per l'estensione della contrattazione aziendale. E dopo le telecomunicazioni passiamo invece alle notizie di carattere previdenziale. Partiamo quindi dalla notizia in arrivo dall'INPS, che ha ammesso l'operatività delle deroghe rispetto all'innalzamento dei requisiti contributivi e assicurativi richiesti per ottenere il diritto alla pensione. La normativa continuerà ad essere applicata nei confronti dei lavoratori che entro il 31 dicembre 1992 avevano raggiunto il requisito contributivo all'epoca richiesto, ovvero per 15 anni di lavoro. Di quelli autorizzati ai versamenti volontari entro il 31 dicembre del 1992 e dei lavoratori dipendenti con un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni, occupati per almeno 10 con periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare. E con questo è tutto, noi ritorniamo alla linea allo studio. Torniamo adesso a parlare di crisi in relazione ai suoi effetti nel mondo del lavoro, in particolare andiamo a vedere che cosa sta accadendo ad Appignano e a Cingoli. La recessione sta trascinando nelle sabbie mobili anche il settore edilizio marchigiano. Traendolo nell'economia regionale per lungo tempo, il comparto ha iniziato a soffrire più di altri il diminuito circuito di risorse a disposizione. E così la crisi si articola lasciando macchie in ordine sparso su tutto il territorio. È il caso della Sielpa di Grottaccia di Cingoli e della Calamante di Appignano, 123 lavoratori coinvolti nel complesso, 94 nel primo caso, 29 nel secondo. Succede che per loro gli stipendi hanno smesso di arrivare ad ottobre e di seguito la cassa integrazione straordinaria per parte dei dipendenti a partire da novembre. L'ultima mobilitazione è quella della scorsa settimana, tra passi avanti e altri, molti, ancora da fare. C'è stata questa iniziativa che tutti i lavoratori hanno aderito e diciamo, fortunatamente, almeno per una parte, che però questa è stata una grossa soddisfazione da parte nostra, nel pomeriggio della stessa giornata l'azienda ha retribuito ottobre. Quindi questo è stato per noi un buonissimo risultato. È chiaro che il problema comunque rimane, perché poi ci sono le mensilità da percepire novembre, dicembre e gennaio. E adesso l'accordo è quello di almeno di retribuire una mensilità al mese. Che è chiaro che rimangono sempre gli arretrati, attendendo una situazione migliore, che la vediamo molto, molto complicata. Però quello che chiediamo all'azienda è il rispetto reciproco delle parti al tavolo di trattativa. E ora di nuovo la parola ad Andrea Zaccarelli per lo spazio Mondo CISL, questa volta dedicato alle iniziative nei territori provinciali. Inauguriamo quindi questa nuova pagina del Mondo CISL dedicata ai territori e alle notizie che arrivano quindi dalle province. Partiamo da quelle del sud della regione, dove Giuseppe Donati, che è segretario della funzione pubblica CISL di Ascoli e Fermo, denuncia la mancata nomina del nuovo primario dell'ospedale Murri nonostante la conclusione del concorso. Inspiegabile, dice il silenzio dell'ASUR, secondo Donati, il quale chiede: la nomina non avviene forse per ripicca da parte dell'azienda sanitaria verso le legittime prese di posizione dell'area vasta numero 4? Questo, dice ancora Donati, si tratta di un vero e proprio commissariamento. Perché spacca tace? Perché forse Fermo non è Fabriano? E dalle province quindi di Ascoli e Fermo arriviamo quindi a Macerata. Si parla di comunità, infatti, e di sinergie nel mondo della società civile in provincia di Macerata, dove segnaliamo il convegno del 27 febbraio alle ore 15 a Villa Anton, Fontenoce di Recanati. Il tempo dell'associazionismo è il titolo del convegno organizzato dalla CISL provinciale di Macerata. Partecipa il presidente della provincia Antonio Pettinari, chiude invece il segretario generale della CISL Marche Stefano Mastrovincenzo. E da Macerata ci troviamo ad Ancona. Continua ad essere infatti teso il clima alla BEST, dice Reto Desi, di cui ci siamo occupati ampiamente nella prima puntata di questa nuova edizione del 2013. I sindacati sono così quindi sui piedi di guerra, in attesa delle risposte della proprietà in merito alle proposte che erano state avanzate dai sindacati unitariamente. E quindi non si escludono, in attesa di queste risposte, ulteriori forme di mobilitazione, magari con qualche sciopero a sorpresa, considerando anche che resta quasi intatto il pacchetto di 40 ore a disposizione dei sindacati. Grande importanza quindi assume l'incontro di oggi, proprio perché si tratta dell'ultimo giorno del periodo destinato al confronto di carattere sindacale, poi arriveranno quelli di carattere istituzionale.
E sempre a proposito di crisi, restando nella provincia di Ancona, scadrà il prossimo 4 marzo il termine per la presentazione delle domande relative al bando dei contributi ai lavoratori disoccupati o quelli con riduzione dell'orario di lavoro. Il bando prevede la concessione di rimborsi, appunto, contributi legati al crearsi o permanere di condizioni lavorative ovviamente sfavorevoli. Su www.comune.ancona.it ovviamente le informazioni necessarie. Ed infine concludiamo con la notizia di Pesaro e ancora a proposito delle difficoltà economiche che sta attraversando poi alla fine l'intero territorio regionale. In bilico i settori tradizionali nella provincia come quello del legno, operai senza lavoro e in cassa integrazione che non ricevono stipendi né dall'azienda né dall'INPS. Una situazione che ovviamente si complica anche perché si parte dal mondo delle aziende per arrivare poi all'interno della stessa quotidianità familiare. Nei giorni scorsi quindi la Filca di Pesaro Urbino ha incontrato i lavoratori e noi abbiamo sentito a questo proposito, per avere un quadro ancora più preciso della situazione, il segretario della categoria Paolo Ferri. Sentiamo. Molte aziende che purtroppo cadono in concordate o chiusure di azienda, fallimenti, e le persone che vengono posti a volte sotto ammortizzatore sociale hanno un problema. Innanzitutto mancano di paghe già arretrate all'interno delle proprie aziende che non hanno potuto far fronte ai pagamenti degli stipendi. Ammortizzatori sociali che pagano, è vero, la percentuale di quello che devo avere lo ottengo, però il problema grosso è che ci sono delle lungaggini. E con le notizie relative al territorio è tutto, noi torniamo alla linea ancora a Tiziana Petrini allo studio. Bene, è tutto per questa edizione di Lavori in Corso che è come sempre consultabile anche online all'indirizzo www.cislemarche.it. Noi vi ringraziamo per averci ancora una volta seguito e torniamo come sempre tra 15 giorni. Arrivederci.